Per tutt'oggi.info siamo con Sergio D'Elia. Ci ha molto incuriosito durante la conferenza finale di questa visita al carcere di Spoleto il passaggio sul disagio mentale in carcere, e la percentuale che lei ha citato è molto molto rilevante. Sì, allora noi pensiamo di aver abolito con la legge Basaglia i manicomi, di aver superato poi successivamente anche gli ospedali, gli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari. È vero, è stato un salto nella civiltà del nostro paese verso il rispetto della dignità umana, ma in realtà noi, queste realtà che contrarie al senso di umanità abbiamo deciso di superare, le abbiamo concentrate in un luogo che non si chiama né manicomio né ospedale psichiatrico giudiziario, ma carcere. I carceri oggi sono i nuovi manicomi. Fossero 10 su 100 quelli che hanno gravi, seri problemi mentali, che sono tenuti in carcere, uno dice vabbè, è fisiologico, ma qui siamo nell'ordine del 30-40%. Persone che non possono essere curate in un luogo che è il contrario al senso della cura, della terapia. Curarle significa prendersene cura, significa volergli bene, significa amarle. Il disagio mentale lo si supera con il rispetto della dignità della persona, con l'amore, con la cura nel senso proprio letterale. Non sono curati, non possono essere curati in questo luogo, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria non sono stati formati per fare gli infermieri, gli psicologi, gli psichiatri. Gli si chiede di svolgere un ruolo che non è loro, eppure molti lo fanno, interpretando la propria missione in maniera veramente straordinaria, volta a colpire.